Oggi in Our Kitchen un ospite davvero speciale. Vediamo se riuscite a riconoscerlo da qualche piccola info. Lei è alta, si fa per dire. Ha i capelli lunghi, viene da Napoli, il suo piatto preferito è la pizza ed è convinta che il colore viola le porti sfortuna. Avete capito di chi stiamo parlando? Ma neanche mamma non ti preoccupare, la mia famiglia si chiama Soft Talent e il mio talento ci farà brillare come comete in questo cielo astrale. Ciao ragazzi, allora avete indovinato chi è il nostro ospite misterioso? Io sono Federico e vi accompagnerò in questo viaggio fatto di uova, sale, pepe, pasta, riso. A volte dal gusto salato, altre volte dal gusto dolce, ma mai amaro. Perché accanto a me ci saranno sempre ospiti molto, molto speciali. E oggi l'onore di avere qui con me Brunella Cacciuni! Brava! Ciao, ciao a tutti raga, ciao Fede. Ciao, allora, Brunella. Sono molto contenta di essere con voi, con te. Grazie, soprattutto, grazie. E vi ho portato il mio cavallo di battaglia. Perché lei fa anche equitazione, molto brava. Sì, sì. E appena scoprirai cos'è, mi dirai, ma tutto a posto? È molto semplice da realizzare perché ci vogliono pochissimi ingredienti. Poi ci piace cimentarci in nuove cose, no? Poi mi aiutare a farlo. E se ci sono riuscita io, ci possono riuscire tutti, pure tu. Pure io. Dico solo una piccola cosa: quando noi abbiamo questi ospiti così speciali, perché tu sei un ospite speciale, e sono loro che portano gli ingredienti. Quindi siete pronti a scoprire che cosa è contenuto nella Talent Box? Ok, prego, prendi pure. Dammi una mano. Sì. Ecco. Grazie. Allora, vediamo cosa ci hai portato. Cosa vi ho portato? Allora, formaggio. Formaggio. Burro. Burro. Riso. 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 Riso, poi. Poi. Sale. Sale. Brodo. Brodo. Zafferano. Zafferano, quindi abbiamo già capito che piatto è. Per piangere, una cipolla. Una cipolla. Bene. Allora. Beh, quindi il piatto, questa la possiamo togliere. Il piatto abbiamo capito cos'è. Sì, risotto allo zafferano. Beh, che poi. Come l'ho detta? Cosa? No, no, prego. No, dicevo che da una napoletana il risotto giallo è una e l'ultima cosa che si aspetta. Cioè, mi aspettavo più una pizza, magari, no? No, vabbè, comunque. Sì, il risotto giallo. Sì. Come lo chiamo io. Ok, allora iniziamo subito. Iniziamo subito. Allora, prepariamo il brodo. Sì. Allora, una pentola. Sì. L'acqua. È già dentro? Sì, perché sapevo che avresti fatto questa ricetta. Avanti. Ok. Allora, accendiamo. Accendiamo. Accendi tu. Qua. Alla massima. Wow, top. Tecnologico. Allora, adesso. Sì. Inseriamo pian piano un cucchiaino, un cucchiaio qua, di qua, brodo. Cucchiaio di brodo. Ecco. Ecco qua il cucchiaio. Cucchiaio di brodo. Apriamo, perché se no. Sì. Vieni. Bravo. Ok. Un cucchiaio di brodo. Abbiamo fatto. Okay. Uno e mezzo. Uno e mezzo. Poi cosa ci vuole? Dobbiamo iniziare a girare. Ah, subito? Sale? No. Giriamo? Tieni. Sale? No, no, il sale. Il sale no, non ci va il sale. Non va il sale. Okay. Sale non serve. Non mi piangere, però se ci no, vuole. Tranquilla, tranquilla. Io piango solo. No, dicevo che piango solo per amore. Per amore piango. Per amore ho piantato. Non sono fortunato. Troppo, mi spiace. Troppo. Sono vicino a anche lui. Vedi? Allora, per il chef come si fa? Sì. Il soffritto. Beh, hai fatto. Ho sempre visto fare nei film. Vabbè. E adesso volevo provare un attimo. Ecco. Ok. Abbiamo fatto piano. Qui. Ok, prendiamo una pentola. Un pentolino. Questa, bene? Eh? Va bene? Sì, sì, perfetta, perfetta. Ok? Ok. Io direi che ci siamo. Ci siamo, mettiamo dentro la cipolla. La cipolla, vado? Vai. Andiamo, mettiamo dentro. Poi ci mettiamo. Abbiamo sporcato un po', ma è bello un po' decorato. Di burro. Burro. Per fare il soffritto. Sì.
Da casa possono usare anche l'olio, giusto? Da casa anche l'olio si può utilizzare. Okay. Un pezzettino di burro. Burro. Accendiamo anche questo perché se no... Accendila tu. Qui non facciamo niente. Ok, vai. Ok. E giriamo. Allora, la prossima cosa che dobbiamo fare... Sì. È prendere il riso. Sì. Perché deve tostare. Quindi sì. Lo possiamo... Lo buttiamo dentro, bisogna buttarlo dentro? Attenzione. Attenzione che schizza l'olio, anche da casa mi raccomando, state attenti. Andiamo. Tostiamo, vai. Ah, così senza acqua? Sai che non lo sapevo questa cosa? Sì, sì. Mi è nuova. Beh, magari mettiamone un po' cioè, di più. Io che ti insegno a fare tutta la milanese, sta a posto. Vai, vai. Come se tu mi insegni a fare la pizza. Beh, ma io ho vissuto a Napoli per un sacco di anni, sì, lo sai? Sì. Anch'io ho origini napoletane. Sì. Sì, 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 sì. Vai. Il bisnonno. Ma buttiamolo tutto, no? Sì, vai. Ok, e adesso giriamo e poi dobbiamo mettere il brodo? Sì. Ok. Ok, l'abbiamo... Che sfumatura! Che sfumatura! Perfetto, poi... Dai. Ok, piano. Ok, allora come fa questo risotto? Aspettiamo un attimo, poi dopo l'assaggiamo, no? Sì. Tu cominci a assaggiare questo. Buono? Buono. Porcato tutto. Allora, è pronto questo riso? No, allora, aspetta un attimo. Dobbiamo? Dobbiamo mantecarlo. Mantecarlo è una bellissima città. Sì, allora... Bisogna mettere un po' di burro. Sì. A fuoco spento, ricordiamo, per chi ci guarda da casa. Un po' di grana. Grana. Ah, per renderlo morbido. Così che diventi cremoso. Cremoso. Quindi. Lo giriamo. Senza toccare. Magari con un po' più di forza. Vai. Grazie. Prego. Lo giriamo. Mettine ancora un po' di questo, no? Scusa. Se tocco del cuoco, ok, giriamo e poi? E poi dobbiamo impiattarlo. E possiamo assaggiarlo? Sì. È pronto? Sì. Ok. Guarda, allora, prendi quel lì, Brunella, lì, brava. Facciamo come si fa col risotto, schiacciamo. Mi fido, non so. E si prende quello al lato perché si raffresca. Ma se il piatto è piano? No, no, il concetto è che tu schiacci e si raffresca. Vabbè, lascia stare. Vai. Aspetta un attimo, Sofia. Ci sei? Ecco, vai. Uno, due. Buono. È molto buono. Hai capito? Buono. Buono, raga. Comunque... Beh. Scusa, noi vi ricordiamo di continuare a condividere questo piatto con hashtag Our Kitchen perché voi potrete vincere e voi potrete venire a cucinare qui con noi. Giusto? Sì. Per oggi è tutto da Our Kitchen.